I miei nonni, vengo da una famiglia di artisti dove si ballava nelle masserie. Io ne ho fatto tesoro di questa tarantella. Poi c'è anche la tarantella 4, molto più coreografie. Scusate un po' il fiatone, il caldo mi frega. Comunque, grazie a tutti voi. Mi ha rovinato ragazzi. Pensate che ho avuto l'onore di conoscere questo signore, questo grande signore, perché io lo adoro, che avevo 13 anni. Per sposare lui mi sono messa contro tutta la famiglia, tutti contro di me, nessuno voleva. E io ho detto no, mi spiace, si tratta della mia vita, decido io. Ci siamo sposati e mio padre non è venuto al matrimonio perché lui non condivideva questa cosa. Io ho iniziato che, ripeto, a me la tarantella non piaceva, dico davvero, è vero. Però vi assicuro che nel periodo in cui lui non ha potuto ballare per problemi nostri familiari, che non sto qui a raccontarvi, era un uomo finito, spento. E io ho dovuto combattere contro me stessa, perché volevo che lui fosse felice. E quindi ho messo da parte quel dolore per vivere con lui questa magia, questa cosa straordinaria. Il mio messaggio è questo, che in qualsiasi cosa ti possa capitare nella vita, si può ricominciare. Bisogna solamente crederci, ci dovete credere, perché si può ricominciare. E se l'abbiamo fatto io e lui, non sto a raccontarvi cosa abbiamo vissuto. È la realtà, è vero, perché loro da lassù ci guardano, perché sono qui sul palco insieme a noi. E stasera sta diventando una serata magica, solo perché c'è lei, amore mio. Grazie a voi. Adesso Claudio vi fa un omaggio con Briganti Simone. Grande Claudio. Grande Claudio, facciamo un applauso a questo ragazzo, se lo merita, come tutti i ragazzi che sono come molto bravi, ci mettono il cuore in questa musica, la musica popolare, amore.